Il nome Chiara era di chiunque. Lei non si sentiva Chiara. Le scuole medie hanno messo alla prova lei e il suo nome. Durante le scuole superiori Chiara era un'amica, una compagna di banco, ma anche una che stava antipatica e che andava contro le regole. Oggi Chiara sa di essere e vivere come Chiara e nessun altro. Caro corpo, ogni volta che ti guardo allo specchio, ti giro, ti impasto, ti rigiro, ti guardo e poi non ti guardo. Sulle cosce smagliature che testimoniano lo stress, l'ombelico circondato da un salvagente di ciccia, perché si sa, la prevenzione prima di tutto. Il culo sempre più grosso che fa fatica ad entrare nei pantaloni, le mani sempre trasandate e mal curate. È vero, ti curo poco, non ti coccolo. Perdonami, ora devo prendermi cura più della parte interiore di me. La casa dei nonni. Un cancello cigolante che scorre. Ghiaietta sotto i miei piedi, poi erba, poi grandi piastrelle del salotto. I quadri appesi con i velieri. La tua poltrona, grande e accogliente, dove sulle tue gambe ascoltavamo storie e ci davi tutto il tuo amore e la tua conoscenza. Poi i profumi della cucina, il panino col gelato al caffè e la pasta alle sarde. Quella cantina paurosa, la soffitta misteriosa, i gioielli della nonna nel primo cassetto del comò, l'appendiabiti all'ingresso, le tante scale, i segni sul muro, i mondi da scoprire, la vita da scoprire, la Uno bianca parcheggiata fuori, i cespugli di ortensie, la casetta degli uccellini, i maggioloni nelle sere d'estate, le feste, i ricordi, l'affetto. Casa. Con due genitori del sud, cosa può aspettarsi il primo nipote maschio se non di ricevere in dote il nome di uno dei suoi nonni? In realtà no, non è andata così per me. Forse perché sono capitato un po' per caso e il miglior offerente era giunto poco prima di me. A mia sorella, infatti, è stato affidato il compito di portare il nome di mio nonno, coniugato al femminile. Per me, invece, è stata fatta una selezione su misura, prendendo un numero di lettere che non fossero né troppe, ma nemmeno troppo poche, e dunque si è andati in direzione di una sufficienza, 6 lettere. Ho sempre cercato di ricordarmi l'etimologia del mio nome, ma stamparmela in testa sinora non mi è ancora riuscito. Nonostante ciò, penso lo stesso di essere legato al mio nome. Sin da piccolo ho sempre dimostrato una certa gelosia. In maniera arbitraria, ogni persona che si chiamava come me era destinata a starmi meno simpatica delle altre, poiché avevo la presunzione di essere l'unica persona che potesse girarsi e rispondere al richiamo Simone.